Generali, partner di vita. Generali, partner di vita. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo in streaming da tutta Italia, dalle 100 piazze italiane, da tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta da 5 continenti nel mondo. Il meeting è collegato in questa nuova forma a tutto il mondo e direi anche buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a tutti quelli che vedranno questo video casomai in altri momenti. Il meeting non ha mai avuto paura di affrontare temi scottanti, anche temi difficili, e oggi sembra strano dirlo, fa anche forse un po' di impressione dirlo, la democrazia è uno di quei temi. Oggi la democrazia in qualche modo è in discussione. Certo, i tempi che ci troviamo a vivere sono difficilissimi, ma abbiamo sentito dire più di una volta: ma siamo proprio sicuri che questo sistema che coinvolge tutti nella decisione, in cui ognuno ha diritto di dire la sua, sia efficiente, funzioni bene? Oppure forse non è meglio qualcuno da solo che comandi? Tutta questa battaglia per la democrazia ha avuto un senso, ha un senso. E guardate che io qui vorrei porre la prima riflessione per introdurre un po' la discussione di oggi. Noi tendiamo a considerare la democrazia un dato, così come c'è l'energia elettrica, ci sono le macchine, ci sono le televisioni, c'è il sistema democratico. Chi ha meno di 70 anni, per definizione, è nato all'interno di un sistema democratico. La nostra Repubblica ha 70 anni. Per avere l'idea concreta di cosa sia una non democrazia, bisogna andare a parlare con i nonni, ma quelli che hanno almeno 80 anni. Quindi per le nuove generazioni non esiste. È un dato, è un po' come l'acqua dei pesci famosa nell'esempio, che non si vede. È perché siamo convinti che la democrazia sia il sistema, come dire, normale di governo di un'istituzione, che ormai la democrazia sia un dato ovunque. E invece proviamo a guardare un attimo nel mondo come vanno le cose. Abbiamo un'interessante immagine. Non sto a entrare nei dettagli, guardate i colori, il verde scuro, il verde un po' più chiaro sono le democrazie piene, tutto ciò che va verso il marrone e il rosso sono regimi ibridi o non democratici. Basta occhio per capire, basta un colpo d'occhio per capire che non è per niente vero che la democrazia oggi sia il sistema vincente. E per citare una frase di un grande papa che abbiamo spesso usato in queste circostanze, Benedetto XVI, lui diceva: le conquiste sul piano morale, sul piano sociale, come per esempio la democrazia, non sono fatte una volta per tutte. Ogni generazione deve riconquistarle. Ogni generazione è all'inizio.
perché in qualche modo ogni generazione deve riconquistare le ragioni di queste scelte. Allora, per discutere di questo tema, che ripeto è scottante, forse anche un po' scomodo, abbiamo due grandi ospiti che io ringrazio moltissimo. Uno dei due, diciamo, come diciamo sempre in queste situazioni, non ha bisogno di presentazioni, vedo che sta già un po' sorridendo perché deve aver capito chi dei due sto parlando, ed è Luciano Violante, il presidente Luciano Violante, che ormai direi a buon ragione non è più tra gli ospiti del meeting, ma fa parte dei padroni di casa in qualche modo. Lo saluto in particolare, ciao Luciano. Grazie, ciao Andrea, grazie. Ciao. E dall'altra parte invece, altrettanto un amico, per ora un po' meno conosciuto al pubblico italiano, ma sono certo che da dopo questo video le sue quotazioni schizzeranno immediatamente in cielo, e tra l'altro anche perché ad ottobre sta per uscire la traduzione in italiano di un suo libro che ha fatto veramente un grande clamore negli Stati Uniti, il cui titolo è già accattivante e capite ci aiuterà la discussione. Perché il liberalismo ha fallito? Parlo di Patrick Denin, professore dell'Università di Notre Dame, che ringrazio in particolare anche per averlo fatto svegliare molto presto questa mattina. Thank you Patrick, grazie. Tutto bene? Tutto ok? Everything's wonderful, thank you. Magnifico. Tutto perfetto, grazie. Allora, io comincerei proprio da Patrick. Noi abbiamo la convinzione che la libertà in qualche modo sia il requisito fondamentale della democrazia. Non ci sia democrazia senza libertà. Cioè che la libertà di esprimersi, la libertà dell'individuo, sia come il fondamento per poter avere un sistema democratico. Ora, nel tuo libro, tu attacchi proprio questo principio. Il pensiero liberale, il pensiero che fa della libertà il centro, tu dici, ha fallito. Ha fallito paradossalmente nel realizzare l'obiettivo che aveva. Ci puoi aiutare a capire meglio questo, il cuore di questo tuo pensiero? Sì, grazie infinite per avermi invitato. E sono con voi, però spero di poter essere fisicamente presente a Rimini la prossima volta, anche se adesso mi trovo dall'altra parte degli Stati Uniti. Beh, comincerei proprio dalla domanda che ha fatto, cioè perché noi vediamo la libertà come qualcosa che adesso è arrivata a minacciare il futuro della democrazia. Pensiamo alla definizione di libertà. Uso il termine che ho usato nel mio libro, la libertà come liberty. È un termine molto antico. La libertà ovviamente sottostà al concetto del sistema liberale moderno. È un termine molto antico, il cui significato nell'epoca classica, con Aristotele o con altri testi antichi, anche testi riferiti a Cristo, che parla proprio della ricerca della libertà. Quindi nel mondo classico e nel mondo cristiano la libertà viene definita come una libertà da altre ristrettezze, altri vincoli, dai nostri appetiti, dai nostri desideri, perché siamo schiavi non perché non abbiamo il permesso di fare qualcosa, ma anche se tutti noi viviamo in una società che non ha una forma fisica di schiavitù, siamo tutti soggetti alla schiavitù posta dai nostri desideri. Quindi l'idea della libertà nell'antichità era di raggiungere la condizione di un'autodisciplina, di essere liberi da quella parte di noi stessi. E questo era l'obiettivo e l'ambizione che avevano tutti gli individui, e anche una formazione alla virtù. La virtù era proprio l'obiettivo centrale della formazione, dell'istruzione, per liberarsi dai vincoli della schiavitù che avvolge i nostri desideri, i nostri appetiti. Però c'è anche un'idea politica all'interno del mondo sociale, c'è la libertà sociale, quindi
c'è un'idea di libertà dove appunto uno non è schiacciato da un potere più forte e c'è una comunità che si autogoverna. Quindi l'idea antica di libertà ha informato il concetto di come si conosce adesso la democrazia, con lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto è un sistema che ci permette di gestire anche i nostri appetiti come individui e anche come a livello politico. E il concetto moderno di libertà sta proprio alla base del liberalismo, cioè la libertà di fare quello che vogliamo, di seguire i nostri desideri. Quindi prendiamo questa parola antica, si prende questa parola antica e si ridefinisce. E possiamo dire che questo concetto moderno di libertà ha richiesto la trasformazione della nostra comprensione politica, del nostro modo di vivere politico e sociale, per consentire la massima espressione dei nostri appetiti e dei nostri desideri, proprio per conseguire questo obiettivo di libertà. C'è stata anche una trasformazione a livello tecnologico e scientifico, proprio per consentirci di raggiungere la massima espressione della libertà individuale così come lo desideriamo. Quindi abbiamo un ammodernamento di questa definizione all'interno della società. Abbiamo un obiettivo all'interno dell'ordine sociale, politico ed economico, e quando questo diventa la liberazione del sé, perdiamo la capacità di governarci assieme come cittadini all'interno di un contesto democratico, e sempre più definiamo la democrazia come la libertà di fare quello che vogliamo, dove le altre persone allora diventano una minaccia alla nostra libertà, le altre persone diventano una minaccia a come io voglio comportarmi. Quindi il punto della democrazia, il modo di pensare alla democrazia adesso mina la nostra capacità di agire come cittadini in un modo che si governa da solo come individuo e come comunità. Grazie, molto interessante questa analisi. E allora mi verrebbe da chiedere a Luciano, dunque questa evoluzione dell'idea di libertà, questa libertà che è diventata un desiderio insaziabile, sta quasi paradossalmente uccidendo la democrazia. Ma ti chiederei, tu come vedi questo impatto tra la libertà e la democrazia? È la fine della democrazia o è una trasformazione, è una transizione, è un cambiamento? Andrea, innanzitutto ti ringrazio per l'invito, per le parole che hai detto. Io mi sento uno di voi pur non avendo tutte le caratteristiche, diciamo così, e quindi vi ringrazio molto. Dunque, per quello che hai detto, mentre noi qui stiamo discutendo, in Bielorussia, in Turchia, in Egitto, Hong Kong e in altri paesi, si sta combattendo per la libertà e per la democrazia. Quindi noi, come dire, siamo quelli sazi che stanno discutendo di quello che gli altri non hanno. Fermo questo, quindi c'è una parte del mondo che non ha la democrazia e aspira ad averla. C'è un'altra parte del mondo che ha la democrazia ed è critica nei confronti di quello che ha. È un paradosso sul quale bisogna riflettere, anche perché quella carta che tu hai mostrato, se l'avessimo vista, come dice la fondazione che pubblica questi bei documenti, 10 anni fa sarebbe stata diversa, perché negli ultimi 10 anni si è ridotto il numero delle democrazie e si è ridotta la popolazione che vive in condizioni di democrazia. Quindi certamente nel mondo la democrazia ha avuto un calo. Perché questo? Beh, innanzitutto perché io credo, la mia impressione è questa, che non siamo di fronte a una crisi, ma siamo di fronte a una trasformazione del mondo che ha bisogno di strumenti democratici nuovi. Perché quando il Papa ha detto che non siamo in un mutamento, epoca di cambiamenti, ma siamo in un cambiamento d'epoca, ha voluto indicare una cosa di fondo. Guardate, ci ha detto che l'epoca sta cambiando. I tempi non si può andare con una continuità eccessiva rispetto al passato, e lui tra l'altro sta dando segni di rottura rispetto al passato, no? E con noi dobbiamo applicare lo stesso criterio per quanto riguarda, io credo, gli strumenti della democrazia. Siamo certi che gli strumenti della democrazia, che andavano bene alla metà del secolo scorso, vadano bene anche oggi? E una domanda di questo tipo io francamente me la farei. E
Perché? Perché io vedo che c'è un deficit non tanto di democrazia, ma di pensiero politico democratico, inteso come pensiero politico dei partiti, di ciascun partito democratico, non in generale. In generale, per esempio, il libro di Patrick è un libro molto importante, io credo, perché indica, pone, come dire, sotto fuoco un tema di fondo, il liberalismo, conclude con le menzogne del liberalismo, quindi conclude con le promesse mancate. Ecco, teniamo presente però che una democrazia si regge su due piani, i diritti e i doveri. Una democrazia senza doveri è un'anarchia, non è una democrazia. Una democrazia senza diritti è un sistema autoritario, dispotico, che non interessa a nessuno, credo. E questo equilibrio tra diritti e doveri che, a mio avviso, bisogna riprendere in mano. Il secondo lato è questo, è l'ultimo che cito. La democrazia si rende anche non solo su classi politiche democratiche, ma anche su cittadini democratici. Democratici vuol dire anche responsabili. E quindi questo dato della necessità che anche il cittadino si impegni perché la democrazia sta in piedi, credo che sia un dato da riprendere con molta forza. Recentemente alcuni colleghi di Patrick hanno scritto un libro, hanno pubblicato adesso in Italia, sul fatto che sulla società che deve aggredire il Leviatano, lo Stato Leviatano, per imporgli il rispetto dei diritti. Ecco, qui bisogna stare un po' attenti. Certamente il cittadino deve chiedere allo Stato di essere garantito nei suoi diritti, ma questo cittadino ha anche dei suoi doveri. Io credo che bisogna riprendere in mano anche la chiave dei doveri oltre a quella dei diritti della democrazia, e dei doveri oltre che e dei diritti oltre che dei doveri delle classi dirigenti. Bisogna ristabilire un equilibrio che c'è stato, a mio avviso, finché non è caduto il muro di Berlino, perché allora le due grandi aree competevano per la qualità, per dimostrarsi il migliore dell'altro. L'Occidente combatteva per essere migliore dell'altro, il sistema sovietico combatteva per essere migliore dell'altro, combatteva su interno, si impegnava. Ecco, quando è venuto meno, per fortuna, quel bipolarismo internazionale, ci siamo in qualche modo seduti in Occidente, abbiamo vinto e quindi siamo stati tranquilli. Ma nel frattempo i grandi processi andavano avanti ed erodevano i contenuti tradizionali della democrazia. Ecco, una riflessione da fare è come se davvero siamo in un mutamento d'epoca, come traduciamo questo mutamento nei contenuti dei singoli istituti democratici. Estremamente interessante. Presidente Violante ha citato e ha tirato in ballo il tema dei cittadini, ha tirato in ballo il tema del fatto che non può essere, collegandosi a quello che Patrick diceva prima, non può esserci una concezione della democrazia che non abbia in sé anche un senso del dovere. Noi siamo abituati a pensare ai doveri in termini negativi, noi veniamo da esperienze totalitariste per cui l'idea stessa del dovere spesso ci ha terrorizzato. E proprio su questo si è sempre giocata un po' la differenza di modello tra l'Europa e gli Stati Uniti. L'Europa più centrata sull'idea dello Stato, dell'istituzione, che cerca una società civile, il modello americano, da Tocqueville in poi, noi sappiamo che è tutto centrato invece su questa forza della cittadinanza, della società civile. Ecco, io ti volevo chiedere al professor Denin, che è appunto anche fisicamente dall'altra parte dell'Atlantico, come vede, cioè in questo trend che stiamo descrivendo, cioè questa erosione della democrazia e questa necessità di cambiamento, di trasformazione che ci richiamava Luciano Violante, come la vede dal punto di vista, dall'osservatorio? C'è ancora questa differenza? Sono ancora così diversi questi due modelli? Credo che quando parliamo di responsabilità e di doveri, ecco, questo è molto importante. Le società liberali sono molto brave a parlare dei diritti che noi dobbiamo poter, di cui dobbiamo poter godere, invece è molto difficile parlare di quelli che sono quei doveri che dovremmo invece rispettare come cittadini.
questa, diciamo, pratica dei doveri non arriva dal nulla, non crescono come funghi la mattina, non si può semplicemente dire un cittadino ha dei doveri. I doveri del cittadino, della cittadinanza, e tra l'altro vorrei capire quali sono le misure che sono state utilizzate per capire se c'è una buona democrazia, una democrazia meno buona, come abbiamo visto prima nella carta che è stata mostrata. Ma se noi, diciamo, riduciamo la democrazia semplicemente al voto, allora abbiamo veramente un'idea minima di quella che è la democrazia. C'è infatti tutta una serie di obblighi molto più profondi per il cittadino nel tipo di attività e nelle interazioni tra i cittadini, quindi un'espressione responsabile, un modo di esprimersi che sia accessibile e interessante per gli altri cittadini, anche magari quelli che non sono d'accordo con noi, e anche il dovere di ascoltare con attenzione, ponderando bene quelle che sono le argomentazioni dei nostri oppositori, e anche la disponibilità al compromesso, vale a dire quindi entrare nella sfera del pubblico e riconoscere che in seguito a questo ascolto le proprie posizioni possono cambiare, quindi è con compromesso, e questo coinvolge anche la capacità di perdonare, di concedere una sorta di grazia, perché spesso queste vengono viste soltanto come qualità religiose, invece sono fondamentali anche dal punto di vista politico in questo momento politico. Si tende a non perdonare i propri avversari, i propri oppositori, se si pensa che abbiano fatto qualche cosa di sbagliato, che non può essere accettato. E se riusciamo a sviluppare questi doveri, queste capacità civiche, queste vengono poi sviluppate nella nostra vita quotidiana, all'interno di una famiglia per esempio, cioè la necessità di scendere a compromessi, non so, con i propri fratelli e sorelle quando si è bambini. E si sviluppano anche all'interno di comunità, attraverso quelle che sono le diverse forme di associazione, e nelle interazioni con le altre persone, nel nostro livello politico locale, così come a livello nazionale, e per non dire addirittura a livello internazionale. Se andiamo a guardare gli Stati Uniti e l'Europa oggi, diciamo che il margine di sviluppo per le nostre capacità civiche, i nostri obblighi, i nostri doveri, ecco, sono davvero molto danneggiati, ridotti, e sono in un certo senso indeboliti e difficilmente possono essere rafforzati. Negli ultimi 30-40 anni c'è stato un lungo dibattito tra quello che è il concetto americano della libertà, libertà economica soprattutto, e quindi anche la necessità di avere uno Stato minimalista, e invece quella che è l'idea europea di libertà, quindi una sfera più sociale e che comunque prevede un maggior ruolo da parte dello Stato nella distribuzione di quelli che possono essere i benefici. Quindi se noi andiamo a vedere quella che è la condizione attuale di quelle che sono le istituzioni, per esempio le istituzioni sanitarie, ma anche la situazione della popolazione, se la gente si sposa ancora, se hanno ancora figli, eccetera, qual è la forza, per esempio, delle nostre istituzioni religiose, delle nostre associazioni, quali sono i nostri rapporti sociali, quanti amici abbiamo, quali tipo di rapporto e interazione c'è tra le diverse generazioni, qual è il nostro senso di dovere nei confronti di chi è nato prima di noi e chi verrà dopo di noi. Quindi, nonostante il dibattito che c'è sempre stato tra Europa e Stati Uniti per poter perseguire questa idea di libertà moderna, la libertà del singolo, i due sistemi in un certo senso stanno convergendo. E stanno convergendo per motivi che potrebbero essere prevedibili nel sistema che
in effetti dà maggiore importanza alla libertà economica, l'aspetto economico assume una importanza tale per cui si diventa in un certo senso attori singoli, e questa logica economica ormai si è insinuata in tutti gli aspetti della vita negli Stati Uniti. Se noi parliamo per esempio degli studenti universitari, ormai vengono trattati come consumatori, il che è una follia, perché non si può descrivere in questo modo la relazione tra un professore ed uno studente. Una società in cui la relazione con lo Stato non si basa fondamentalmente su dei doveri, non può dare in effetti un rapporto solido tra il cittadino e lo Stato. Se in effetti lo scambio tra Stato e cittadino si basa soltanto su quello che è il rapporto fiscale con lo Stato stesso, anche qui, come succede in Europa, non abbiamo delle sicurezze. Qual è il modo migliore quindi di garantire e questo ideale di democrazia moderna? Ecco, direi che tutti e due i modelli stanno diventando in un certo senso identici, in quanto entrambi minano le nostre istituzioni civili, le nostre istituzioni familiari, religiose, e quindi allo stesso modo si trovano di fronte ad una crisi per mancanza di capacità democratiche e la capacità di svolgere i nostri doveri di cittadini. Davvero colpisce molto ascoltare il professor Denin, quasi scandalosa la parola perdono nel dibattito politico, l'idea che in consonanza piena con quello che diceva prima Luciano Violante, l'idea che senza un'idea, un dovere, un legame, una capacità addirittura di perdono, usando qualcosa che sembra proprio del lessico religioso ma che invece è del lessico civile, senza tutto questo collassano le istituzioni, e in questo collasso c'è una forma, seconda grande scoop che abbiamo ascoltato dal professor Denin, i due sistemi storicamente così diversi stanno convergendo su questo. Allora io a questo punto vorrei passare un po' al cuore del nostro incontro, perché noi nel tema dell'incontro abbiamo messo un'altra parola assieme a democrazia, abbiamo messo la parola fiducia. E proprio su questo io volevo sollecitare Luciano Violante, che tante volte ci ha richiamato a questa necessità, come dire, anche pedagogica in qualche modo, no? Anche di capacità di esempio che si può dare e che è capace di innescare un meccanismo di nuovamente solidale. Qual è il problema che si è venuto a creare? Oggi è come se avessimo l'impressione, di un crollo di fiducia. Un crollo di fiducia delle persone nei confronti delle istituzioni, ma anche un po' il viceversa. Cioè un crollo di fiducia delle istituzioni nei confronti del singolo, per cui le istituzioni lo circondano di mille regole, di mille limiti, di mille autorizzazioni, come se davvero non si fidassero. Come recuperare questo rapporto, Luciano? È stata un'analisi assolutamente condivisibile, ti ringrazio. Vorrei inserire un elemento che riguarda specificamente l'Italia, che è questo. Durante la pandemia noi abbiamo avuto una esplosione di fiducia, nel senso che i cittadini hanno avuto fiducia nelle istituzioni, hanno obbedito alle regole, anche molto stringenti, no? Però hanno obbedito nella grandissima maggioranza. Le istituzioni hanno avuto a loro volta fiducia nei confronti dei cittadini, volta a volta seguendoli negli spostamenti del Covid, suggerendo alleggerimenti delle misure o, quando è stato necessario, appesantimenti. Cioè, c'è stata una dialettica tra società e Stato, ecco, mettiamola così, che è molto importante che i paesi svolgesse sul piano della credibilità reciproca. Che la fiducia che cos'è? La fiducia è la certezza morale, prendo una categoria che tu mi hai comunicato l'altro giorno in una conversazione che abbiamo fatto, ripetendo, credo, una espressione di Don Giussani, la certezza morale dell'affidabilità dell'altro. La fiducia è la certezza morale dell'affidabilità dell'altro. Che cos'è l'affidabilità? È la
fiducia nella coerenza tra il pensiero, le parole e l'azione dell'altro. Quando io ho fiducia che tu, tra le tue parole, i tuoi pensieri, le tue parole e la tua azione ci sia una coerenza, io mi aspetto da te un certo tipo di comportamenti, ho fiducia. Se tu li tieni, la fiducia aumenta. Ora, però la fiducia è un processo reciproco. Io ho fiducia in te se tu hai fiducia in me. È difficile che tu abbia fiducia in me se io non ho fiducia in te e viceversa. Quindi la fiducia è una merce reciproca e io credo che questo è un terreno sul quale bisogna lavorare di più e meglio. Nel senso, credo che innanzitutto ponendo l'importanza, certamente non al vertice, ma insomma, l'importanza rilevante della fiducia, vuol dire anche comunità, vita comunitaria, vuol dire che siamo in un contesto in cui in più persone agiamo e interferiamo l'uno nei confronti dell'altro, interferiamo nell'attività dei poteri pubblici, i pubblici poteri interferiscono nella nostra, in un sistema in cui ci fidiamo. Ecco, questo, quando c'è lo stop sulla strada e c'è la macchina ferma, noi passiamo, abbiamo fiducia che quello poi a un certo punto non balzi al centro della carreggiata investendomi. Moltissime attività si reggono sul principio di fiducia. Io credo che il sistema politico contemporaneo deve riprendere in mano questo dato. Non solo, come tu giustamente hai accennato, Andrea, nel senso della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni pubbliche, ma anche nell'altro senso, meno approfondito, della fiducia delle istituzioni pubbliche nei confronti dei cittadini. Ecco, abbiamo attraversato una fase in cui si è puntato, insomma, alcune forze politiche hanno puntato, come dire, alla costruzione di una società dei puri, che non c'è niente di peggio, nel senso che queste società sono autoritarie, sono violente, impongono un modello di vita con costrizione e così via. Questa fase mi pare che sia passata, però quella società dei puri affidava al diritto penale l'ordine nella società, che è un altro gravissimo errore. Ecco, dobbiamo liberarci, tu giustamente facevi riferimento a leggi basate sul sospetto. Ecco, queste leggi vanno accantonate, vanno messe da parte. La legislazione deve essere fondata sulla fiducia, certo chi sbaglia deve essere colpito pesantemente, ma sulla fiducia. Da questo punto di vista io credo che le istituzioni americane forse hanno da insegnarci qualcosa, perché mi pare che ci sia per alcuni aspetti un tasso di fiducia nel cittadino maggiore di quanto non ce ne sia in Europa. A differenza di altri paesi, per esempio alcuni amici tedeschi mi hanno detto della velocità dell'erogazione dei contributi per la pandemia in Germania determinata dal fatto che c'era un rapporto di fiducia tra Stato e cittadini. Quindi con questo rapporto tra Stato e cittadini basato sulla fiducia va un po' visto in modo comparatistico nei vari paesi, ma per quanto riguarda l'Italia il tema va posto con molta forza, anche nel senso di smantellare quel tipo di normativa che è una normativa fondata sul sospetto e sulla sfiducia, su tutti come potenziali criminali. Questo secondo me è un errore che va superato. Grazie Luciano, è proprio vero, siamo sempre più di fronte a questa situazione paradossale in cui i cittadini fanno fatica a fidarsi di istituzioni che non sono riuscite a dar la prova di essere efficaci nei momenti in cui ne hanno avuto bisogno, e dall'altro abbiamo delle istituzioni che continuano a considerare la società come un potenziale nemico. E allora vengo un po' alla domanda così conclusiva che io vorrei fare ad entrambi i nostri relatori, e che è un po' l'aspetto che caratterizza il meeting. Non solo un'analisi della situazione, non solo un'approfondita disamina avvalendosi di due studiosi del calibro del professor Denin e del presidente Violante, ma se possibile una parola positiva, un punto da cui partire. Allora io vi vorrei chiedere, rispetto a questa situazione, cioè a questa crisi della libertà che paradossalmente, ingigantendo e diventando insaziabile, sta finendo per distruggere se stessa, e di fronte all'erosione che questo produce nelle istituzioni, nella capacità di coesione, di fiducia, da dove possiamo ripartire? Cioè qual è un punto sul quale noi, una leva sulla quale noi possiamo
come dire, ricominciare a mettere i mattoni, anche perché sia nel discorso del Papa che ci è stato inviato, il discorso di Monsignor Parolin da parte del Papa, sia nel discorso del Presidente Mattarella che del Presidente Draghi, questa attenzione per esempio ai giovani, questa attenzione alla come dire, a chi è in costruzione, a chi sta costruendo la propria vita, è centrale per il meeting e per il futuro. Allora volevo chiedere, cominciando dal professor Denin, da dove possiamo ripartire? Quali sono i punti irrinunciabili per ricominciare? Beh, per rispondere a questa domanda, così come ho detto precedentemente, può essere questa. Cioè, per molti, molti anni, 40 anni circa, abbiamo dovuto rafforzare le nostre società, abbiamo dovuto rafforzare le nostre istituzioni, di cui ho parlato nella precedente risposta. E questo comprende il rafforzamento anche della famiglia, il rafforzamento delle comunità e delle associazioni, per esempio associazioni di volontariato, associazioni civiche, a cui sono state rivolte anche preghiere quando il Papa ha visitato gli Stati Uniti. Quindi da una parte bisogna portare la vita pubblica e la vita civica più vicina alle persone. Non ci deve essere una centralizzazione, anche se c'è, diciamo, il centro politico a Washington o a Bruxelles nell'Unione Europea, però c'è proprio bisogno di spingere le persone al di fuori delle loro azioni individuali verso una vita più comunitaria. E questo è stato discusso e raccomandato per tantissimi anni e sono d'accordo. Però una delle sfide che ci siamo sempre posti è che bisogna sempre confrontarsi con tutte le dinamiche che rendono l'attuale sistema liberale vantaggioso per un piccolissimo numero di persone, di cittadini. Cioè, in altre parole, quello che abbiamo visto è che si è creata una specie di nuova oligarchia. Io la chiamo la nuova aristocrazia nel mio libro. Il sistema che si pensava doveva eliminare i vecchi sistemi aristocratici, adesso ha dato origine a un nuovo tipo di aristocrazia, un'aristocrazia che gode dei vantaggi della liberazione che proviene proprio dalle persone, dalla natura, che ci permette di perseguire i nostri obiettivi senza però dover avere dei doveri reciproci nei confronti degli altri. E queste persone vivono in un mondo senza limiti e che possono godere della loro libertà senza ostacoli. Francamente, nel rispondere a questa domanda, penso che bisogna tornare agli insegnamenti antichi, in cui si sosteneva che bisogna essere attenti, stare attenti alla creazione delle oligarchie. Oligarchie che traggono vantaggi economici e soprattutto che governano i molti senza veramente rispettare o capire quali sono le circostanze. Penso che la divisione che si vede tra il mondo occidentale e orientale è quello che caratterizza molto anche l'Europa, esiste in Italia, anche negli Stati Uniti. C'è un'elite liberale che adesso noi chiamiamo la destra populista, il populismo. Questa divisione, che viene riconosciuta anche dai filosofi antichi, si considera, viene vista come il veleno che può distruggere qualsiasi ordine politico. Quando i pochi e i molti sono ostili tra di loro in una società politica o in un ordine politico, ecco che arriva la fine di quell'ordine politico, perché si arriverà a un decadimento interno o una guerra civile. Quindi ci sono dei doveri specifici che spettano all'elite di oggi, persone come me che fa parte dell'elite universitaria o persone che gestiscono le istituzioni politiche, economiche, accademiche nel mondo. Bisogna che si sviluppino forme di virtù democratica, è una grande responsabilità dell'elite democratica. E quindi ci serve prima di tutto un rispetto democratico, rispetto per le preoccupazioni e per le richieste dei molti che non possono godere delle libertà individuali che abbiamo creato e che
tendono ad avere delle forme un po' più rudimentali di fiducia e che sono magari un po' più persone più limitate nella loro capacità di poter godere della libertà nel mondo e che si orientano magari più a forme locali di vita. Ci deve essere anche una specie di rispetto democratico per le persone comuni, però anche un progetto per poter innalzare la condizione, elevare la condizione delle persone, ma senza insultarle, senza denigrarle, ma ispirandole. Si è sempre pensato che coloro che godono di una maggiore prosperità, di una maggiore ricchezza, hanno un dovere di migliorare la vita di coloro che non hanno una posizione molto positiva. E questo penso sia vero non solo riguardo alle capacità civiche, ma anche alle capacità di apprezzare la bellezza e di godere il patrimonio culturale che possiamo effettivamente di cui possiamo beneficiarci. E c'è tutta una questione di fiducia. Se coloro che hanno più potere e più risorse di noi, se sono viste che loro come che loro stanno lavorando per conto nostro, c'è la fiducia. Se invece si pensa che il sistema sia rivolto contro le persone comuni e che c'è solo un piccolo gruppo di persone che gode dei benefici del sistema liberale, ecco che ci sarà una separazione sempre maggiore rispetto al cittadino comune, ed ecco che lì avremo una maggiore mancanza di fiducia come condizione finale della nostra politica. Se questo succede, e se noi chiamiamo questa democrazia, è un fallimento, è una contraddizione assoluta dell'idea di democrazia. Quindi il recupero della fiducia democratica penso che adesso richieda un impegno molto grande, una capacità di costruzione da parte dei ricchi e dei potenti, perché si sviluppino forme di rispetto democratico, virtù democratica e fiducia democratica. Grazie mille Patrick. Luciano, a te l'onere di mi fa molto chiudere. Piacere che Patrick abbia ripreso la categoria della fiducia, sulla quale dovremmo lavorare molto, e condivido anche il suo riferimento al rispetto. Il rispetto è essenziale in una società fondata sulla fiducia. Altro dato importante è il richiamo al principio comunitario. Bisogna ricostruire comunità, vincoli orizzontali tra le persone. E questi vincoli orizzontali tra le persone si basano sul rapporto di fiducia e tenere i comportamenti da parte di ciascuno, dall'elite innanzitutto, ma anche dal cittadino comune, comportamenti idonei a suscitare fiducia. Ecco, per quanto riguarda le classi politiche e dirigenti, io vorrei dire questo. La politica è anche pedagogia, è trasmissione di modelli di comportamento, di valori, di regole. E quindi noi abbiamo vissuto un periodo in cui un pezzo di classe dirigente era volgare e il paese si è involgarito. Abbiamo trascorso un periodo più recente in cui un pezzo di classe dirigente era razzista e il razzismo si è diffuso nella società italiana. Quindi chi ha capacità, chi ha funzioni politiche, ha una responsabilità enorme nei confronti della società. Sì, i suoi comportamenti sono anche un punto di riferimento per la società, che in senso positivo che in senso negativo. E quindi però io credo che dobbiamo esigere comportamenti fondati sulla fiducia anche da parte del cittadino comune. Insomma, è da mettere in piedi, se mi permetti un po' questa, spero che non sia una predica, mettere in piedi grandi, diffusi comportamenti di fiducia. Diffusi comportamenti di fiducia, reciproca tra le persone innanzitutto e poi tra le persone e le istituzioni e viceversa. Credo che qui ci sia una delle chiavi per risolvere il problema che ti ho posto all'inizio, quello del futuro delle democrazie. Allora io ringrazio davvero moltissimo sia il professor Denin dell'Università di Notre Dame che Luciano Violante. Questo dialogo penso sia stato illuminante. Anche in quest'ultimo scambio di risposte abbiamo capito come fattori sui quali spesso sorvoliamo, ma che se guardiamo la storia ad esempio del meeting sono stati fattori su cui il meeting è nato, cioè l'idea che occorrano luoghi in cui si possa fare esperienza delle virtù. Perché il problema è che queste virtù,
questo rispetto, questa tolleranza democratica di cui abbiamo capito abbiamo disperatamente bisogno, pena il crollo dei sistemi in cui siamo, pena questa, come diceva bene Patrick, questo conflitto permanente tra una nuova oligarchia e una classe enorme di esclusi. Ecco, questi comportamenti capaci di indurre, di suggerire, di ispirare, diceva Patrick prima, di ispirare la virtù della pazienza, della tolleranza, del rispetto, dell'amicizia, del dialogo. Ecco, queste cose non si creano artificialmente. Non c'è una pillola, non c'è una medicina. Occorre imparare ad essere così per invidia, perché uno vede che altri sono così. Uno vede che è possibile essere così. E allora desidera essere in quel modo. Questo è il valore di luoghi come il meeting, che non parlano solo di democrazia, di rispetto, ma cercano di farlo vedere, anche se quest'anno abbiamo scelto una modalità digitale e non soltanto, proprio per arrivare a tutti. E per questo allora io ringrazio ancora sentitamente Luciano Violante e Patrick Denin dall'altra parte dell'Atlantico, sperando, anzi anticipando da subito l'invito l'anno prossimo, sperando di poter essere tutti in presenza, in particolare anche per il professor Denin con cui abbiamo discusso di questo. E davvero invitando tutti a proseguire in questo meeting che è così special, è veramente special, per cui vi invito tutti a proseguire nel seguire le nostre iniziative streaming, da soli, per telefonino, sotto l'ombrellone, a casa, ovunque voi siate, e soprattutto a seguire questo spunto, questo suggerimento che i nostri ospiti ci hanno come ribadito. La fiducia nasce vedendo qualcuno di cui mi posso fidare. Questo è il grande invito che parte dal meeting. Grazie ancora e buon meeting a tutti. Ciao. Generali, partner di vita. Generali, partner di vita.